La 36esima edizione del progetto di storia contemporanea, bandito dal Comitato Resistenza e Costituzione con Ufficio Scolastico Regionale, si avvia alla sua fase finale. I 25 gruppi vincitori, 125 studenti, dei quali 69 ragazze delle scuole superiori e degli enti di formazione professionale piemontesi, parteciperanno, accompagnati dai loro insegnanti, ai tre viaggi di studio che si svolgeranno nel mese di maggio. Le mete saranno la risiera di San Sabba e la foiba di Basovizza a Trieste, i campi di Auschwitz-Birkenau in Polonia e quelli di Mauthausen e Giessen in Austria. Gli studenti vincitori saranno poi premiati presso la sede del Consiglio regionale il 29 maggio.